successo, Chiara? No, aspetta. Mamma. Che cosa è successo? Non lo so. No, ragazzi, è diventata una sirena, Chiara. Non ci posso credere ora. Guarda. È bellissima come sirena. Ma perché proprio Chiara è diventata una sirena? Allora, proviamo a stare un pochino fuori dall'acqua e vediamo se riesci a resistere. Chiara, ma tutto bene? Non riesco a respirare. Come non riesci a respirare? Mi devo buttare in acqua. Come ti devi buttare in acqua? Come ti devi buttare? Macchiette, macchiettine, benvenuti, welcome! Chiara, ci facciamo un bel bagno? Oh sì, non vedo l'ora. Ma che fine ha fatto il gonfiabile da unicorno e quel da squalo? Chiara, non te lo ricordi? L'ha bucato ieri Rocky. È vero, gli aveva bucato la testa all'unicorno e allo squalo l'ha bucato tutto. Io non ce la faccio più con Rocky. Ora vado dalla mamma e mi farò comprare altri gonfiabili. Anzi, mi farò comprare altri materassini. Brava Chiara, ottima idea. Andiamo dalla mamma. Mamma, io non ce la faccio più con Rocky. Mi ha bucato tutti i gonfiabili. Dobbiamo fare immediatamente qualcosa. Chiara, ma non c'è bisogno di gridare per due gonfiabili bucati. Deve sempre dare la colpa a Rocky. Anche io dare la colpa. Gli ha bucati il tuo cane Rocky. Ma perché? Mamma! Dimmi. Rocky mi ha bucato tutti i gonfiabili, quasi tutti i gonfiabili. E qual è il problema? Li ricompriamo di nuovo? Ma con quale carta? Guarda un po'. Mi è appena arrivata la mia carta Revolut, che non solo posso fare acquisti in negozio, ma anche comodamente da casa online. Mamma, come hai fatto a farla così veloce? Guarda, amici, ho appena scaricato Revolut. È una banca digitale che mi permette di gestire il mio denaro in ogni posto io mi trovi. Posso pagare in ogni negozio con la mia carta personalizzata Metal o anche online, comodamente da casa, con la mia carta usa e getta. E grazie a questo c'è anche meno la possibilità che un truffatore trovi la mia carta e la possa utilizzare a mia insaputa. Inoltre Revolut si adatta ad ogni esigenza, dandoti la possibilità di aprire un conto personale per gestire le tue finanze, oppure aprire un conto corrente per i propri figli come ho fatto io con Chiara e Diego, ovviamente per dare la giusta indipendenza economica prima dei 18 anni. E ovviamente amici, è semplicissimo aprire questo conto in pochissimi passaggi. Il conto si apre in meno di 5 minuti ed è completamente gratuito, ricordatevelo. Metterete il vostro numero di telefono, quindi molto semplice. Dovrebbe arrivarvi un codice che voi andrete a inserire comodamente, perché arriva quasi subito. Il conto si apre in meno di 5 minuti, è completamente gratuito e ti permette di risparmiare sia quando viaggi con cashback sulle tue prenotazioni in hotel e un cambio valuta molto conveniente, o quando acquisti online. Ovviamente ragazzi, arriverà all'ambito professionale. Io andrò a mettere altri servizi. Poi ovviamente amici, io adesso vi andrò a mettere un codice qualsiasi, così ricordatevele. Io metto la mia data di nascita, che sono nata il 6 agosto del 1992. Riconfermiamo di nuovo: 6 8 1 9 9 2. Sono un cittadino italiano. Carta d'identità. Puoi ottenere fino al 30% di cashback sui tuoi brand preferiti come Adidas o Amazon, o ancora quando paghi multe e bollette con PagoPa senza commissioni. Quindi cosa aspetti? Fai come noi, scaricati l'app gratuitamente al nostro link in descrizione e ricevi anche un bonus di benvenuto di 10 euro. Ecco a voi ragazzi, è stato semplicissimo, perché dopo aver caricato la carta d'identità voi potrete associarlo al vostro conto personale, quindi così avrete un appoggio e spostare il denaro comodamente. E nulla, che dire, devo solo aspettare qualche giorno e poi mi arriverà la carta personalizzata Metal a casa. Quindi aspettiamo e fate come me per avere anche 10 euro di buono aprendo un conto Revolut. Hai visto Chiara? Semplicissimo, in neanche 5 minuti. Grazie mamma, ora questa è mia. Ciao ciao. I due fratellini iniziarono a litigare e andare alla nonna finché... Ma neanche quando leggo il nostro libro posso stare tranquilla? Fa ditemi. Caldo. Sì, in effetti fa veramente caldo. E cosa volete ora? Ci fai qualcosa di fresco? Anzi, ottima idea. Oggi ho quasi voglia di farvi fare il bagno. Quindi
un bel bicchiere di acqua e menta che ve la preparo io. E intanto andate a prepararvi perché la piscina vi sta per aspettare. Sì, quindi costumino sì! Ecco, per una volta che io volevo stare in santa pace a leggere il nostro libro e nulla. Vabbè, dai, sono stati contentissimi di andare a fare il bagno, quindi andiamo a fare una gara di tuffi. Quasi quasi, andiamo. Ah, finalmente preparerò un bel bicchiere. Eccoci pronti. Ma scusate, in 10 secondi vi siete preparati? Com'è possibile che quando si va a scuola al mattino, ok, ci vogliono 2 ore per prepararvi? Quando si tratta della piscina, facciamo veloce. Vabbè, dai, date in piscina mentre io preparo acqua e menta. Bimbi, mi raccomando, aspettatemi. Non si fa il bagno da soli, lo sapete. Sì, mamma, lo sappiamo che non ci possiamo fare il bagno senza un adulto, lo sappiamo. Sono le regole della piscina, lo sappiamo, ti aspettiamo. E anche voi, bimbi da casa, mi raccomando che quando fate il bagno dovete sempre essere accompagnati da un adulto, perché si può essere benissimo capaci a nuotare, ma se siamo sotto la supervisione di un adulto è sempre molto meglio, ricordatevelo. E se non l'avessi ancora fatto, iscrivetevi al nostro canale per vedere altri video pazzi come quelli che stiamo facendo. Ok, wow, giriamo. E acqua e menta bella dissetante. Sì, ok, posiamo la menta. Posiamo l'acqua e menta. Eccoci. Bimbi, sto arrivando. La mamma dice che ci possiamo bagnare i piedini, ma basta che aspettiamo la mamma per fare il bagno. Nel frattempo bagniamoci i piedini. Dai. Bimbi, sto arrivando. Eccomi, bimbi. Allora, io direi che prima di bere un bicchiere di acqua e menta, io direi di iniziare con la gara dei tuffi. Che ne dici? Sì! Allora bimbi, io ora mi siederò qua sopra sulla sedia della bagnina e decreterò chi è più bravo a tuffarsi. Quindi 3, 2, aspetta, allora rullo di tamburi, 3, 2, 1, via! Cioè, Chiara, tu ti sei tuffata dentro la ciambella? Ma ditemi un po', com'è quest'acqua? Calda o fredda? Calda! Fredda! È fredda, vero? Immaginavo! Un pochino! Neanche! Allora, bimbi, nel mentre che voi avete deciso di fare i tuffi, ok, la mamma si va un po' a rilassare. E grazie per avermi bagnato e mi andrò a prendere un po' di sole. Ora 10 minuti di relax. Tanto papà Antonio sta guardando i bambini e io mi rilasso. 3, 2, 1. Vinto! Ho vinto prima io! Diego, mentre la mamma si sta rilassando, noi possiamo fare i tuffi. Non c'ho più i muscoli. No, Diego! Tu, Diego, andiamo! Facciamo che tu mi dai il voto a me come mi tuffo e dopo te lo do a te, ok? Però non facciamo delle cose. Sì, tuffa bomba! Dammi il voto a me e poi io te lo do a te. Sì. Che voto? 10/10. Ok. Vai! Ti do 0. Papà. Ma scherzo, ti do 100. Vabbè, tuffa bomba! Che bel mamma, abbiamo sete! Avete sete? Abbiamo setissimo. Ok, tanto acqua e menta è già pronta. Ve la prendo. Ok, brava. Ok, bimbi. Dai, bevete un po' di acqua e menta così vi dissetate. Ok.
Ok. Non andate troppo veloci nel bere l'acqua, ok? Mm-hmm. Boh. Bravissimi. Dai, andate a farvi di nuovo un bel bagno. Ok, mamma, vuoi dire che ciuffo faccio? Sì, certo. Vediamo. E vado io. Vai. Ok, bimbi, allora continuate a tuffarvi, io... Aiuto, ma... Chiara, cosa c'è? Non mi sento più le gambe. Come non ti senti più le gambe? Aiuto, mamma. Aspetta che arrivo, Chiara. Aiuto, che è successo? Mamma. No, Chiara, che è successo, Chiara? No, aspetta. Mamma. Chiara. Che cosa è successo? Non lo so. Chiara, che cosa hai combinato? Non lo so. Ma hai toccato qualcosa? No. Allora, Chiara, stai congelando, devi entrare in acqua. No, ragazzi, è diventata una sirena, Chiara. Non ci posso credere ora. Diego, che cosa avete combinato? Niente. È una sirena, la vedi che è una sirena? Oh, mamma mia. Che cosa è successo, ragazzi? Avete visto? Chiara, non so come mai, ma si è trasformata in una sirena. E ora come cavolo faccio? No, veramente, io non ci posso credere. Avrà bevuto qualcosa sicuramente. O per caso avrà fatto qualche cosa delle sue, tipo fare un incantesimo magico. O io non ho la più pallida idea. Guardate come sta nuotando. Chiara, scusami, stai congelando? Acqua. Devi entrare in acqua per forza, Chiara. Io le sirene fuori dall'acqua congelano. Chiara, non vedi che stai tremando perché sei fuori dall'acqua? Mi sa che ora il tuo habitat è l'acqua. Devi entrare dentro, Chiara. Entra, amore. Io devo trovare una soluzione per farti ritornare le gambe. Vai, 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 vai. No, ragazzi, io non ci posso credere. Guarda. È bellissima come sirena. Ma perché proprio Chiara è diventata una sirena? Ragazzi, guardate come sta nuotando, davvero è proprio sirena. No, Chiara, ma è successo qualcosa? Tu sei mica se hai mangiato o bevuto qualcosa di strano in questi giorni? No. Sei sicura? E poi scusami, per quale motivo ti sei trasformata ora in sirena e non un'oretta fa quando siete entrati per la prima volta in acqua? No. Diego, ti rendi conto che tua sorella si è trasformata in una sirena? Sì. Che cosa facciamo ora? Ecco, Diego, e ora che cosa facciamo? Tua sorella si è trasformata in sirena. Tu sei ancora umano, per fortuna, perché già una sirena in famiglia mi basta e mi avanza. Ok, perché non posso pensare che due su due siano diventati dei sirenetti. Vabbè, lasciamo stare. Ora, Diego, che cosa facciamo? Non lo so, mamma, però è un guaio. Io torno in acqua e tengo compagnia a Chiara. Ok, dai, amore, vai, 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 tranquillo. Ora è una situazione abbastanza complicata e difficile. Chiara sembrerebbe che si sia trasformata in una vera sirena e non so esattamente come è riuscita a trasformarsi in una sirena. E quindi io mi dico, tornerà normale? Tornerà umana? Io non lo so. Magari se esce dall'acqua, forse facciamola stare qualche minuto fuori dall'acqua e magari si ritrasforma in umana. Sì, 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 brava mamma Giulia, ottima idea, andiamo. Chiara! Allora, Chiara, ok, allora proviamo a stare un pochino fuori dall'acqua e vediamo se riesci a resistere. Magari torni umana. Allora, uno, due, tre. Issa! Ok, allora, facciamo così. Intanto ti asciugo. Io ce l'ho asciugamano, me lo prendi? Sì, ok, aspetta. Diego, prendi l'asciugamano a Chiara, per favore. Ok, bravissimo. Proviamo. Ok, allora, vediamo un attimo. Ok. Mamma mia, che strana che è questa pinna. A parte che è fantastica, è bellissima. E poi è lucidante. Sembra, sì, sembra quasi la pelle umana. Toccala, Diego. Chiara, come stai ora? Va un po' meglio? No, freddissimo. Ma hai freddo a stare fuori dall'acqua? Mamma. No, ma guardate le labbra di Chiara. Ce l'ha praticamente viola. Ma stai respirando, amore? Stai respirando, chicca? Stai facendo fatica? Mamma. Ok, no, Diego, un secondo. L'hai già toccata, amore? No. Io non so come mai, ma tua sorella? Non so se si sta sentendo bene o male. Perché guardala un po', la faccia che ha. Chiara, ma tutto bene? Non riesco a respirare. Come non riesci a respirare? Mi devo buttare in acqua. Come ti devi buttare in acqua? Come ti devi buttare? Vabbè, stacca la telecamera, staccala, staccala. Mamma, così è molto meglio in acqua. Riesci a respirare adesso? Sì, ora riesco a respirare. Mi sa che il mio habitat ormai è l'acqua. Ok. Allora, stai qua che io vado a dire ai miei amici. Va bene.
Allora amici, è successo un guaio. Praticamente abbiamo provato a mantenere Chiara all'esterno dall'acqua per vedere se tornasse umana. E invece no, non è tornata umana. Anzi, ha capito che solo nella piscina riesce a respirare. Quindi abbiamo capito che ora il suo habitat è la piscina. Vi prego, ci dovete aiutare. Scriveteci nei commenti qua sotto che cosa fare per farla ritornare umana. Vabbè ragazzi, nel prossimo episodio vediamo se è tornata umana.